Nel suo quartiere c'è la raccolta differenziata? Sì, c'è la raccolta differenziata. E funziona? Funziona bene. Non ci sono problemi di accumulo, di rifiuti, niente? E lei ha capito perché si fa la raccolta differenziata? Perché è importante fare la raccolta differenziata? Io ho capito che i rifiuti differenziati vanno in discariche diverse e vengono smaltiti in maniera diversa con inquinamenti diversi tra uno e l'altro. Esatto. Cioè l'obiettivo finale è quello, far meno inquinamento, mi sembra. Io ce l'ho sotto calcio al parcheggio con tutti i buzzichi per la raccolta differenziata. E la fai? Sì. Lo trovi difficile, complesso? No. Un bottiglio di plastica, tutta la plastica, poi faccio la busta con tutte le robe comuni e le butto via. No, vabbè, solo leggermente quei cosi, un bicchiere di carta, sporco pulito, se va riciclato no, ma per il resto va. Questa porta a porta ad Ancona stenta a decollare. Camminando per la città si vedono cataste di rifiuti ammassati ai bordi delle strade, cassonetti stracolmi oppure vuoti, con montagne di sacchetti appoggiati al lato. La situazione ormai è fuori controllo. Tutta la città, tutta questa zona qui, vediamo mucchi di immondizia, che è una cosa incredibile. L'amministrazione deve trovare una maniera, una decisione per come si deve fare, perché troviamo i sacchetti da costruire. Non è possibile. Qui la gente passa, qui ci sono dei cassonetti dell'officina e qui ci troviamo sempre altre cose dentro, delle buste dove c'è tutto, vetro, plastica, carta, tutto buttato in differenziato. I contenitori non sono a sufficienza perché ce ne sono pochi, sono piccoli. Non si può fare una raccolta differenziata, per esempio per la frazione organica ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, no? Oppure la plastica una volta alla settimana. Aumentare la disponibilità per i cittadini, nel senso che farlo tutti i giorni. I cittadini chiedono cassonetti più grandi e più passaggi dei mezzi preposti per smaltire l'abbondanza di rifiuti. Agli stessi cittadini però viene imputata anche una mancanza di cultura del sistema di raccolta differenziata porta a porta. Manca un po' di cultura, anche perché ancora sta sempre una città per via Vai, hanno un porto di mare. Per quale motivo noi dobbiamo essere meno le altre regioni? Perché se vai in Emilia Romagna, vai su nel nord, sono più precisi i cittadini, qui c'è menefreghismo. Le persone anziane che non hanno capito proprio niente, continuano a lasciare la roba lì fuori. I cittadini hanno il dovere quindi di conferire in modo corretto e per questo Ancona Ambiente rifiuta ogni tipo di servilismo. I passaggi previsti sono gli stessi che nelle altre zone della città, anzi qui facciamo anche qualche passaggio complementare nel centro. Viene detto che i contenitori sono piccoli perché magari dentro il contenitore della carta mettiamo tutto, anche il rifiuto indifferenziato. E se ci mettiamo dentro tutto, quei contenitori diventano chiaramente incapienti. Per cercare di risolvere la situazione, l'azienda chiede infine più collaborazione da parte della cittadinanza e maggiori segnalazioni da parte dei residenti virtuosi. Nel vostro quartiere c'è la raccolta differenziata? No, noi no. Qui che non lo sappiate è grave però. Fuori, fuori.